Buongiorno. L'argomento di questo video è aggiungere linguaggio. Non c'è bisogno di un momento specifico, come spesso dico, per stimolare il linguaggio nel bambino, ma dobbiamo sfruttare ogni momento che siamo col bambino in maniera naturale e spontanea, cercando di essere il più possibile sintonizzati con lui e il suo livello comunicativo, perché è da qui che possiamo fargli fare un passetto in avanti. Voglio fare una piccola introduzione su come si arriva alla prima parola. Il bambino fa delle esperienze ripetute, molte volte. Assaggia, tocca, vede, sente cose all'interno, durante le routine della nanna, andando a scuola, andiamo dalla nonna, il momento del pranzo. E quindi fa delle esperienze, sente più e più volte determinate parole che quindi comincia ad associare in comprensione che quella è la nonna, che quello è il papà, che quella è la scarpa, che vieni vuol dire che si avvicina, che vai vuol dire che si allontana, e comincia quindi a comprendere determinate parole. Più le ripetono, più lui le ha sentite, più fa esperienza di quelle parole, più la comprensione si carica fino a quando a un certo momento il bambino tenterà di dire quella parola, avrà voglia di provare a dirla. Naturalmente non è che inizialmente dirà la parola per bene, detta bene, ma quella è la sua prima parola. Tante volte capita che il bambino abbia un fratello che si chiama Gabriele e la mamma gli dice chiama Gabriele, e lui dice beh, ogni volta che vede Gabriele dice beh, quella è la sua prima parola, è una delle sue prime parole, anche se Gabriele con beh non c'entra quasi niente, ma ogni volta che vede Gabriele lui dice quel suono per lui è il suo tentativo di dire Gabriele. Per alcuni bambini ci vuole poco tempo, per altri bambini arrivare alle parole è un processo più lungo e quindi ci vuole più ripetizione dei genitori per farlo arrivare a produrre quella parola. Più ripetizione dei genitori, più genitori ripetono quelle parole, più lui si carica fino ad arrivare al tentativo di dire la parola. Voglio dire un'altra cosa in merito a questo: i gesti e le figure. E il bambino, prima di arrivare alla prima parola, è un comunicatore, come avevo detto, no? Scopritore, comunicatore, il bambino che non parla, che comunica benissimo con i gesti e con le espressioni facciali, e poi arriva a essere utilizzatore di prime parole. In quella fase comunicatore lui utilizza moltissimo i gesti. Alcune volte ho sentito dire da alcuni genitori che fanno finta di non capirlo, ecco, questo è sbagliato. Il gesto è importantissimo per arrivare, il gesto e i segni sono importantissimi per arrivare alla prima parola e quindi vanno incentivati. Peraltro il bambino non è stupido, se io tutte le volte che io che il bambino ha sete fa gesto così e la mamma l'ha sempre capito, a di punto in bianco la mamma dice cosa? Cosa vuoi? Cosa vuol dire? Il bambino non è scemo e si sente preso in giro e poi va facilmente in frustrazione, perché i gesti sono molto importanti, perché sono regolatori. Il bambino riesce a comunicare nonostante ancora non è arrivato a produrre delle parole, e quindi sono gesti utili per fare sì che lui abbia un'autostima buona di se stesso come comunicatore gestuale, ma sicuro che un buon comunicatore gestuale arriverà al linguaggio e quindi va potenziato il linguaggio. Dobbiamo aggiungere il linguaggio. Questo è l'argomento del video di oggi. Un concetto importante è quello della comprensione. Un bambino che non dice nemmeno una parola sicuramente non è un bambino che comprende tutto. Comprende parole, comprende magari frasi corte, ma non comprende tutto. E quindi è importante che il genitore utilizzi un linguaggio che sia per lui comprensibile. Se utilizziamo frasi troppo lunghe o dette troppo velocemente, lui probabilmente non può capire tutto. È l'esempio di in inglese
quando io sto imparando la lingua inglese, anche da adulto, probabilmente capisco una serie di parole, magari capisco pen, capisco table, però se incontro un inglese e mi dice Silvia, go in the kitchen and take the pen that is on the table, probabilmente l'ho sentita pen, l'ho sentita table, forse sì, forse no, unita così veloce alle altre parole, forse non l'ho neanche captata. Quindi la velocità è una componente importantissima nel linguaggio che utilizziamo con un bambino che ha difficoltà di linguaggio. È molto importante presentare visivamente, perché anche se abbiamo detto tantissime volte la parola tazza, non è detto che lui sappia che la tazza è quella che contiene il latte. E quindi tante volte con un bambino, se mentre parliamo indichiamo la cosa che di cui stiamo parlando, ora apro il frigo, vediamo cosa c'è nel frigo, ora ti prendo la tazza, che bella la tua tazza dei supereroi, aiuta il bambino nella comprensione. Poniamo enfasi, è importante non parlare in una maniera senza dare enfasi, appunto, perché altrimenti il linguaggio diventa piatto e il bambino non è per niente attratto dal linguaggio, ma bisogna gesticolare, dare enfasi, porre enfasi sulle parole importanti. Che bella la tua tazza! Andiamo a mettere le scarpe! Che buono questo biscotto! Poniamo enfasi. Al bambino piace, piacciono anche i suoni. Uniamo al linguaggio dei suoni divertenti. Che bello il cavallo! E il bambino si diverte un sacco e saranno appunto prima i suoni lui cercherà di imitare rispetto alle parole. Tutto quello che per lui è divertente, che accattura la sua attenzione. Quindi se all'interno del linguaggio facciamo tac tac, chi è? Facciamo dei suoni, lui si diverte tantissimo e tenterà di ripetere. Si chiama ripetizione ecoica, quella ripetizione che il bambino attiva senza che noi gli chiediamo di ripetere. Sente un suono, una parola che lui gli piace e comincerà a ripeterla solo per la curiosità di ripeterla, per la curiosità di produrla lui. È una fase del linguaggio, appunto, questa ripetizione coica, non richiesta assolutamente dal genitore. Non bisogna, il genitore non deve spingere il bambino a ripetere quello che sta dicendo lui. Deve lui ripetere, il genitore deve ripetere. Ripetere quella parola che noi vorremmo che passi in comprensione, che potenzialmente quindi potrebbe essere una delle prime parole che lui dice, ripeterla noi più volte. Più volte, ma anche 5 volte di seguito, unita ad altre piccole parole, come per esempio, facciamo l'esempio delle scarpe. Mettiamo le scarpe, le tue scarpe. Le scarpe rosse. Che belle le tue scarpe. Issa, che fatica queste scarpe. Riesci a mettere le scarpe? Ecco, ho ripetuto la parola scarpe in frasi corte, unite ad altre cose, che possono essere parole che descrivono le scarpe, cioè che creano un contorno della parola che noi stiamo cercando di potenziare nel bambino. Stiamo cercando di potenziare nella comprensione del bambino. Dico spesso è come giocare a palla. Se noi giochiamo a palla col bambino e il bambino ha una comprensione e una produzione di parole ridotta, parlargli con lunghe frasi, che bella la tazza che stai utilizzando per bere il latte e poi la dobbiamo lavare perché sarà sporca, la mettiamo nella lavastoviglie. È talmente complessa questa frase che sto utilizzando che il bambino non la può comprendere tutta e quindi è come se io gli lanciassi la palla, se io stessi giocando a palla con lui, ma la lanciassi lontanissima. Non è alla sua portata. Devo essere sintonizzata sul suo livello di comunicazione,
devo lanciare la palla alla sua portata e quando lui mi sta guardando ed è concentrato su di me, non che cerco di stimolarlo mentre lui è attratto a fare un'altra cosa, perché se gioco a palla mentre lui sta giocando con la macchinina, lui non può restituirmi la palla. Inoltre, se noi abbiamo un linguaggio troppo veloce, il bambino che magari è attratto da una parola, appunto magari nell'esempio della frase di prima della parola tazza, ma non ha la possibilità di ripeterla perché la frase è talmente lunga che quando arriva ad ascoltare la fine della frase la parola tazza è già sfuggita. Quindi dobbiamo andare rallentare un pochino più lentamente e creare degli spazi in maniera tale che lui possa inserirsi. Mi raccomando di ripetere le parole dette bene, non come le dice lui. Assolutamente no. Se noi vogliamo che lui comprenda la parola scarpe, non possiamo una volta utilizzare la parola scarpe, un'altra volta scappetta, un'altra volta scarpina, gatto, gattino, micetto, micino, perché è troppo difficile per lui fissare la parola gatto se una volta lo chiamo gatto, una volta micino e una volta micetto, sempre la parola nella stessa forma. Ok, arrivederci al prossimo video.